Molto bene, andiamo a far visita a una nostra vecchia conoscenza, eh? Ovvero il Rode Ammazzadraghi, Orkstein. Un gran bastardone. Ce la facciamo alla pari con le lance. Ta-ta-tam. Bellissima quell'armatura lì, Gendark Soul mi piaceva un sacco e qua mi piace ancora di più. Beh, qui arma risonante, anzi anima risonante, non ci serve poi a molto, eh. Dai. Ah, bastardo con l'attacco. Molto bene. Goodbye, blue sky. Ok, qui abbiamo il l'avanguardia lì, che cazzo vuoi, dei ratti. Mi sembra. Insomma, abbiamo una barca di nemici, eh. Allora, il rattone qua che stiamo cercando è questo qui, no? Quello che c'ha con la folta criniera di merda. Merda. Un culo. Olè. Ma sì, dai. Ci sta. Ok, qui abbiamo un altro gran simpaticone che è il putrido. Adesso non lo so. Vediamo un po' come andrà, eh. Questo qua. Boom, di danni non ne subisce abbastanza, dai. E anch'io però. Merda, è già finita l'arma oscura. Oh cazzo. Ugh.
anima risonante posso tranquillamente dimenticarmi, perché i danni che fa sono semplicemente nulli. Merda. Aia, aia, aia. Fortuna che non è dotato di una grande intelligenza artificiale, sto. Grazie a Dio. Meno male, dai. È andata bene. Ok, altro boss all'appello. Questa volta sono i due cavalieri dei draghi. Vediamo un po' con l'oscurità come va. È abbastanza bene. Ok, adesso sono due. Culo. Mi sta bloccato abbastanza. Aia. Aia, ho fatto male. Che cazzo, proprio come si dice, schivare all'ultimo, questo è troppo l'ultimo. Wow. Mamma, porca puttana. Mi fotte sempre il raggio d'azione che c'hanno sti cosi, è incredibile. Qui usiamo arma oscura. Abbiamo. Dai, vieni qua. Ma va a cagare, ma era lì che roba. Che pezzo di impetente. Però già. Ops. Olè. Bene, cioè bene, più o meno. Oh, però morti sono morti, questo mi arba molto. Il cavaliere dello specchio, niente poco di meno che lui, questo gran fetentone d'un bastardo, che è veramente, veramente tosto, Mi sta facendo tribulare. No, boh, neanche più di tanto, perché semplicemente la sua hitbox non me la ricordo mai. Oltretutto c'ha sto cazzo di scudo della minchia. Vedi com'è lento, poi non sembra, ma... L'ideale è girargli alla sua sinistra, Così lo prendiamo dove più esposto.
Ok, dai. Ecco, se vai avanti così, guarda, va benissimo. Ci metto tre quarti d'ora a farti fuori, però va bene. Adesso non lo so, l'arma del... l'arma del cavaliere dello specchio, andiamo a forgiarla e vediamo che infligge danni da elettricità. Qua dal suo buff mi sembra più danni da danni magici, no? Danni di magia, però non è detto che... non è detto che... non mai perderlo di vista quello lì, perché ci attacca proprio mentre quell'altro... già, sì, e poi ancora cosa. T'ho fregato! T'ho fregato! Vedi? Ogni tanto questi due attacchi lì non funzionano. Chissà per quale arcana ragione non funzionano. Oh, pigliatelo. Pigliatelo. Ancora. Stavolta invece mi ha pigliato qui. Esiste? Ah, ecco. Così. Fa un culo il suo scudo di merda. E non molla, eh. Dai, voglio buffare ancora l'arma, dai, dai. E se gli curiamo da quel lato lì, non ci becca. Allora, qua siamo un po' tanto vicini, però grazie a Dio. Allora lì, questa tattica funziona benone, eh. Dai, utilizziamo ancora una lapola, non so se abbia effetto, ma la utilizziamo lo stesso. Poi salta sempre fuori lo stesso cavaliere, chissà per quale motivo. Io mi ricordavo che non era sempre lo stesso Phantom che saltava fuori dal... dal suo specchio, però deve essere che mi ricordavo male, eh. No, non girate. Stavo dicendo, no, non girate. Invece si gira. Vetuso. Merda. Ecco. La sua combo da 3. Che non so mai esattamente quando la faccia o no. Dai, una fiaschettina ci sta, fanculo. Dai, fanno ancora. Ecco, perfetto, bravo, fai così. Andiamo d'accordo, andiamo d'amore e d'accordo. E un po' di... no! Non così. Un po' di anima risonante. Mi sta bene. Eh sì, è solita tattica alla fin fine. Più gli si sta vicino, più possibilità c'è di non farsi beccare dagli attacchi più rognosi, che per l'appunto sono proprio quelli, sono proprio quelli magici. Guarda l'attacco pesante, che figata. Bene, ottimo. Il solito anello, sempre a brucio, però ci siamo, eh. Ok, finalmente anche questo fetente è morto. Quindi, sì. Un bel gesto di gioia. E vai.
Molto bene, dai, siamo qua al cospetto di niente proprio di meno che Velstad, eh? Un gran stronzone che ci farà sudare più che sette camicie. No, magari no, adesso ho fatto già un tentativo e non è andato proprio benissimo. Però... allora, innanzitutto, regolare un po' il volume, ecco. Che oltretutto ha tantissima resistenza, Però le piromanzie a regola gli fanno male, eh. Che frocio! No, caro! Ok, mostro un cazzo perché oltretutto si è potenziato con l'oscurità. Infatti io con arma risonante non è che gli faccio più un granché di danni. Però boh, è meglio che niente, al secondo attacco, bastardo. Chiedo se qua magari non è il caso di utilizzare una resina carbonizzata quando riesco. No, ma che botta! Con un solo colpo. E boom, siamo lì, E boh, non sta andando tanto male, Ia, fo brucio. No, dai che va. Bene, ottimo. È abbastanza... dov'è l'anello? È abbastanza vulnerabile al fuoco, questo bisogna dirlo, Ok, allora rimettiamoci il setup e niente, no, boom, Revendrick lo facciamo poi in un altro momento, quindi fine. Bene, dai, adesso abbiamo il drago guardiano da mazzulare per benino. Questo non dovrebbe essere un gran problema, Finché fa così, poi...
Ottimo, davvero ottimo. Quello equipaggiato con di tutto e di più, ma non è servito un cacchio di niente, eh. Ok. Eccoci al ricordo di Jig per il Signore dei Giganti, eh. Ok. Allora, vediamo un po' di avere tutte le cose al loro posto e andiamo a mazzularlo. No, qua accorciamo un po' i tempi. Nel senso che se noi... restiamo qua. Ecco. Siamo già dall'altra parte, eh. Giusto sto finocchio qua. Voilà. Aspettiamo la prossima... prossima cosa. Là. Così. E voilà. Bello che questo qua sembra quasi che indossa l'armatura del re, che c'è su anche una corona. Credo proprio che sia la stessa cosa. E muori con la piromanzia. Voilà. Molto bene, così abbiamo anche la fratellanza dei giganti, oggetto importantissimo. E non da meno è anche il seme del fuoco che c'è qua. Molto bene. Ok, bene. Prossimo è l'autorità, l'avanguardia, autorità, avanguardia, non mi ricordo mai. Dei topi, quella del quale più entra di Pharos. Però prima dobbiamo far fuori questi rognosissimi schifo di cosi. Ok. Oh, sto cagnone qua ha il brutto vizio di non stare mai fermo. Ah, lì. Se Sith, Sith, scusate, se Sif, il grande lupo, era una ratura di coglioni, questo qua è 10 volte peggio. Ah, che noia. Oh, stai fermo, eh. Allora, adesso se non mi sbaglio sto merdoso butta l'acido. Però noi ce ne andiamo prima. Voilà. Coda di topo, eh. Tra l'altro anche qui... cazzo di cosi merdosi qua droppano anch'essi code di topo o pietre di Pharos, eh. Molto bene, siamo molto molto vicini alla meta, mancano pochi boss e quindi ci daremo dentro di brutto.